Bonjour. La mia nonnina mi sta spiegando tutto come fare perché io praticamente... No, non ti filmo, nonna. No, non ti filmo, nonna. Mi filmo solo... Giuro, nonna. Mia nonna non vuole farsi filmare perché è molto timida. Io le ho dato l'opportunità, ci stanno mandando quel paese. Io ho dato a mia nonna l'opportunità di diventare famosa, ma lei si rifiuta. A lei non è interessata alla fama, la mia nonna. Sta ridendo. Non parla neanche perché poi la riconoscono dalla voce. Mamma. Davanti c'è mia mamma. Mamma che guida e Tomas. Ciao, ragazzi. Ciao patato. Ciao. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua. Vado al forno. Inquadro nonna. No, non posso. Non posso, ho promesso. Nonna, no. Che non la inquadro, promesso. È il mio momento, dai. Forse dopo, se nonna anche deciderà, dopo anche nonna anche sta ridendo. Sta ridendo, ma non posso. Se poi decide, la inquadriamo. Non fregarmi. Noi abbiamo tutta la giornata per convincerla. Vediamo se ci riusciremo. Stiamo andando a casa di mio zio e di mia zia a pranzo, perché Pasqua. E abbiamo ancora tutte le uova di cioccolato a casa da aprire e non le abbiamo ancora aperte. Tutte sgraiate. Mannaggia. Sai quale è la mia? Quali? Raccontaci. Allora, io devo aprire Galak. Lindor. Lindor rosso poi. Lindor rosso. Che buono. E il Kinder della sorpresa. Che ti ha promesso tua nonna, ma dobbiamo andare da lei però a prenderlo. Sì, questo è vero. Siamo arrivati. Siamo quasi arrivati. Non avevamo niente da comprarle o redarle. No, mamma, basta. E questa che ha messo i fiorellini. Adesso mettiamo. Mamma, ti ha messo i fiorellini? No. Sulla torta. No. Sulla torta. Pa, ciao! Buona Pasqua! Patatoncek. A Tomas piace la casa dei miei zii? Sì. Non l'aveva mai vista, in realtà hanno solo quel pezzo là, ma è molto bello perché hanno tutto questo giardino qua. E si sta molto bene, i glicini sono bellissimi, qui fanno la griglia e quindi molto spesso se facciamo roba in famiglia così veniamo a farle qua, oppure le facciamo da noi su a Rupin Piccolo, che ti piace dire che sono di Rupin Piccolo, quindi o le facciamo lì o le facciamo qua. Si sta molto molto bene, adesso io mi sono dimenticata gli occhiali da sole, grazie al cielo me li darà mia cugina perché ne ha un paio di extra. Tomas si è messo in pole position. Ciao Dani! Ciao. Questo è rosto, cotto rosto, che abbiamo cercato caldo, ma ti fa di aver caldo? Ti che sono bene. Qua sto bene, sto bene, stiamo preparando. Mia mamma ha detta, io ho apparecchiato. Smizza San Giuseppe. Tomas ha fregato gli occhiali a mio zio. Nonna mi ha detto che assolutamente non la devo filmare, quindi devo tagliarla fuori. No, non posso, non va, più a destra non va. Proibizione totale. Però parlava tutto in triestino da dietro le quinte. Assolutamente no, mia nonna si sta coprendo per sicurezza. Stiamo già mangiando le olive preferite di Tomas. Che produci l'oro, super. E poi la cosa preferita di Tomas? Il Lindor. Gli ha detto che vivo io. E si è già pappato tipo tre. Quanti? Due? No, due. Basta. Dopo. Non sono bianchi. Come sono quelli blu? Sono tutti in marrone. Prezioso. Al latte? No, se bianco devo. Sto mangiando un prosciutto crudo. Perché non è bianco questo? Sì, dai. E abbiamo del vino buonissimo. Quasi busy. La cugina fa un oro di casa. Un poco grasso. Piselli? Papà, va bene? Stiamo del niente. Sì, corri tutto veloce, svento alto. Ah, che esperta. Sole, siamo qui. Ti desidero Dana che non viamo. Qui c'è qualcuno che voleva stare a dieta, però poi è arrivato il giorno di Pasqua. Guardalo, guarda. Cosa stai mangiando lì di nascosto? Quanti ne hai già mangiati? Questo è il terzo Lind blu e il secondo era Lind rosso. Quindi 5. Tomas, la sua tecnica è che praticamente prima dell'antipasto, cioccolatino, poi antipasto, poi cioccolatino, poi primo, poi cioccolatino e così avanti. Guardalo. Adesso vuoi nascondere le prove, no? Dai a me, butto via. Guardalo. Li rimpicciolisce così sembra meno. Guardalo. Cosa fa? Ah, ecco. La prova. Sono buoni? Sono bianchi dentro quelli. Io mi sto già pregustando le uova Kinder che ho a casa. E poi ti mangio anche un po' del tuo Galak. Io ti dico subito che prenderò tutti questi. No? Sì. No. Cosa fa? Rifai? Sgraffigni? E adesso direttamente dal forno. Presentaci tu il piatto, Tomas.
cipolla, sì. Peperoni, sì. Cevapcici. Spiega cosa sono i cevapcici ai nostri amici che non sanno cosa sono i cevapcici. Civa. Ok, ma spiega, spiega. Tipo delle salsicciotte di carne. Sono involti. Questi qua. Involti di carne macinata. Ecco. E originari di dove? Tipici di dove? Dei Balcani. Sì, Balcani. Più o meno. Sì. Sì. E poi anche c'è anche del pollo in sì, mezzo da qualche pollo, parte. Sì. Tomas ha doppia razione. L'hanno visto affamato. Tomas dice che non rimarrà nemmeno un ovetto. Io sto tentando di allontanarli. Mi pare che sono anche i funghi qua. Ci sono funghi? No, non credo. Non credo. Funghi. Dici? Spero di no. Secondo me sono pezzetti di pollo. Questi sono i cerati. Ah, sì? Dobertek, buon appetito. Patate, carote e pollo. Questo è il pane con i semi di papavero. È sorpresa trovata nell'uovo. Che fortunata. Sei tanto contenta. Adesso apro il mio, vediamo cosa troviamo. Facciamo un'altra forchetta. Dov'è? Ma qua. Non canto già da anni niente. Vai, canta Tomas! Canta, canta, canta! Ma già cantato però, te l'ho visto, è in diretta. Sì, magari perché ho blu qualcosa. Apri, vediamo. Con un mostro orribile, una specie di lucertola. Ma non sei brutto, sei bellissimo. Ma come sei bellissimo? Dani, te regalo. Te regalo. Mi mangio la cioccolata. Wow! Ho detto con ironia. Mamma, te che ha messo ti zuccherini? Ho detto con ironia. Non ha messo gli zuccherini. Posso filmarti, nonna? Sì, posso filmarti? Nonna, fa ciao. Ecco mia nonna che si fa filmare. Fa ciao, nonna. Ciao! Brava nonna! E tu cosa ti nascondi? Oh là là! Cos'è? Bignè, cioccolata bianca, ragazzi! Ragazzi! Vale, perché prima per dirla che succedi nei sbagli, ma che mi trovo anche estremamente legato al mio. Tomas la salta perché è già strapieno. Come un uovo a questo. Pasticceria, Zahar originale. Devi essere un gestore, quindi nel caso di un ingegnere gestionale, un economista che gestissi tutta la parte. Lucrezia, sì. Mamma. Fa fresco, eh? Freschetto. Abbiocco post pranzo. Un po' di abbiocco post pranzo. A me stanno lacrimando un sacco gli occhi. Finisco per filmare tutti e non filmo me stessa. Ma mi stanno lacrimando un sacco gli occhi. In Italia è fuori. Gestisci uguale? Cioè in Italia sempre te gambe un esterno. Tengo gli occhiali perché ho del cioè, veramente. Come si dice pasta crema in inglese? Pasta crumbs. Paste crumbs. No. Paste crumbs. Paste crumbs. No, paste crumbs. Ci prendiamo in giro con un inglese assurdo. E noi, come ha detto mio zio, pensavamo fosse finito, ma non è finito. Pasta creme, pasta intanto, crevette. In attesa di profiterol ta-na, bianchi. Ta-na. Oh, mi che voglio profiterol bianchi? Buoni. Lucrex. Lucrex. Lei pensava di chiamarsi Lucrezia, adesso si chiama Lucrex. In inglese anche questo? Anche Roxy. Roxy. Guarda. Ecco qua. Domani dieta. Mamma, te la mani la pasta crema? Sì. Domani dieta, nonna, domani dieta. Ce ne volessi un coltello? Che profumo. Il mio bicchiere è qua. Dammi. Ne ancora uno. Mi due. E anche oggi si gioca a tombola. E quanti soldi? Tomas, chi vince? Chi vince a tombola? Pronta la mamma. Aspetta, ma no, alzo mi mamma, un po' di acqua. 50 centesimi a cartella, ragazzi. 50 centesimi a cartella. Ho svolato qualcosa per due. C'ho il mennetto. Ma avevamo i tappini. Adesso qua, cavare. 102, via, dai, le tue. Guarda adesso qua, adesso lo svuoto un po'. Che cosa da portare? Gigi per coverza. No, te l'ho detto. Sono mi, sono piena, con quanti che volè? Solo non mi ricordo quanti che e io per non ustionarmi sono in questo stato. Torna le tappe
questo? Daniela. Dai Tomas, canta. Appena accendo la videocamera. Ma il mio mistero è chiuso in me. Il nome mio nessun saprà. No, no, sulla tua vela. Lo dirò. Lo dirò. Non so quale cos'è. Mamma andiamo. Il numero. All'alba vincerò, vincerò, vino a cielo. A tombola! Bravo, a tombola, yeah! Allora mi pago 4, chi c'è il banco? Bulli, mi spero che sia questo patatone. 4. 4 cartelle, me le regalate tu. Mi spero che questo sia perfetto. Il giusto. Non era perfetta. Secondo me sei bravissima. 6. 6 euro tombola, ammazza. La vita di qualcuno sta per cambiare, ragazzi. Ragazzi. Dati i numeri. Bene. No, Petra, c'è una cosa che non c'è. Questa è la cosa che non c'è. Due gatti. Come sta? La coccolona nera e la panza bianca. Pronti? Sì. Se metti su qui la sedia. Franz, pronto? Dove? 6 Bene, sono usciti due numeri e ne ho due. 59 59 Logo i peli. I peli e pil. 58 È il tuo. Dani, sbatta quei ovi. Logo 59. Mi controllo logo. 86 86 Logo. Pagato. Allora se lo dividi. Beh, adesso mi divide un euro. Dove dividersi? Hai visto che dai miei genitori, no. Non ti la figlia. No! Non è giusto. Proprio mamma e papà. Vero? Mettite qua un coso. Qua non ti puoi più fare. Ma ricordo se la prima riga. No, mi interessa. A morte e fame. Noi faremo per il trio. Pagabile. No, non ti puoi più fare. Chi ha fatto sì, che ho messo. Bravo. No, ma spieghi che. Qua non ti puoi più fare un eterno, quaterno e cinquina. Te la puoi usare solo per la tomba. Se no, dopo queste due righe. Se va per il terno. Sì, se va le altre sì. Se va per il terno. 62, 6, 2. Logo. Se va per il terno. Ho morto acciso. Logo. Come morto? Due. Ho morto acciso. Ho morto acciso. Sì, morto acciso. Se è ucciso sarà morto. Morto ammazzato. Morto ammazzato. Viva ammazzato. Oh, qua avremo 89. Ambo. 9. Ambo. 89. A vecchia. A vecchia. A vecchia. E ho fatto terno 15, 46, 62 sì. Ho vinto la bellezza di 2 euro. Sto decidendo 19, se investirli in borsa o comprarmi un appartamento. 19? Non ce l'ho. Non ce l'ho. Anche Tomas ha messo bene. No, ho messo bene. No? Mamma 49? Lucrezia ha messo bene. Nonna anche? No. Nonna ha messo bene, però un terno nonna. 63, 63. La sposa, la sposa! Logo, 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 la sposa! Mi logo! 63! 63! 63! 63! Non te gano una! Grande nonna! 55! 55! La 68! Sì! 89! Pagabili, brava nonna! Non ha fatto la quaterna! Brava nonna! Ha messo un euro, ci ha fatto. Volevi divertirmi? Brava! Mamma, la notte puoi fare la cinquina. Che ho da segnare? Brava! Non posso fare la cinquina. No! Non ti puoi. Non puoi fare la cinquina. Che aspetti la cinquina. Mamma, partecipa! Oh, partecipa. Partecipa. E non partecipa! 19! Sto vincendo 19! 19! 19, nonna! Siamo tornati a casa! Caro Denver! Qualcuno si è beccato un bacino? Chi si è beccato? Qualcuno si è beccato un bacino? Chi si è beccato un bacino? Ciao amore mio! Ciao piccolo gatto Denver! Chi è gatto Denver? Ah. Ah, ciao! Buona Pasqua! Gatto Denver! Gatto Denver sei diventato ciccione! Cosa ne dite? È diventato ciccione, gatto Denver? È diventato ciccione? Sei a forma di pera, gatto Denver. Sei a forma di pera. Qualcuno qui
emette dei suoni che non dovrebbe emettere. C'è patatone. Come va patatone? Abbiamo mangiato tanto. Era buono? Buonissimo. Cosa ti è piaciuto di più? I cioccolatini Lindt. I cioccolatini Lindt, quelli c'erano, quelli sono sicuramente i migliori. E quando apriamo queste uova qua? Perché voi dovete sapere che noi abbiamo... Ciao Catastellina! Lei sta sulla sua copertina preferita. Che brava Catastellina. Sì, bravissima. Sì. Bisogna ancora spazzolare la Catastellina perché è piena di nodi. L'ho spazzolata tantissimo, ma quando c'è il cambio di stagione, lei purtroppo perde un sacco di peli, quindi devo spazzolarla tanto. Noi qui abbiamo... Vedete, qui c'è il... Lindor, di chi è questo Lindor? Di chi è questo Lindor? Io. E di Tomas, da parte di mia mamma. Poi abbiamo questo Galak. E di chi è questo Galak? È sempre tuo. Come sta storia? È tutto tuo. Quindi Tomas ha Galak e Lindor. E poi abbiamo, e dobbiamo aprirli oggi, perché oggi è Pasqua, non possiamo aprirli domani, forse sì, dici che sì, non è il caso. Domani è Pasquetta. Se no, domani è Pasquetta, vero. Se no li apriamo, guardiamo solo la sorpresa e poi la cioccolata la lasciamo là. Potremmo fare così, cosa no, ne dici? No, perché dopo comunque mangerò. Ah, dopo la mangi, dici, meglio che la lasciamo. Oggi è meglio che... Sì, forse hai ragione. Poi qui c'è invece questo bellissimo mazzo di fiori con una rosellina che ci ha portato la mamma di Tomas. Con tutte le uova e i, come si chiamano, rabbits, oddio non mi vengono le parole, con i coniglietti, molto carino questo. Poi qui abbiamo un sacco di altri ovetti, meglio non guardare, meglio non guardare. E poi qui, tarà tarà, ci sono altre due uova Kinder, queste sono mie, questa da parte di Tomas, l'uovo Barbie, e poi questa da parte di mia mamma. Gran sorpresa, e non so chi sia Mia and Me, ma mi piaceva perché è una fatina. Quindi. Mi sono cambiata, mi sono resa conto di avere un alone rosso sul collo con tipo un punto nero al centro che io credo, e Tomas mi dice che è sicuro che si tratta di una zecca. Dovete sapere che la mia storia con gli insetti e i parassiti è una storia lunga che va avanti da quando ero piccolina, perché praticamente tutti gli insetti, tutti i parassiti vengono da me, cioè tipo Tomas... Da quant'è che non hai una zecca? Io saranno 3 mesi al massimo, periodicamente. Tu? Mai. Non mi ricordo. Ecco, non si ricorda perché è passato talmente tanto tempo che, insomma, mai. Io costantemente, e non vivo proprio nel verde, quindi cose molto strane, però io evidentemente mi avvicino magari a uno dei cagnoloni di Tomas, tracchete, me ne arrivano 6. Stessa cosa con le zanzare, tipo in estate io ho 30 punture, Tomas ne ha una. Se gli va male, e adesso ho chiamato mia mamma disperata, mamma ti prego, vieni a togliermi sta zecca. Tomas voleva togliermela lui, ma siccome mia mamma me le ha sempre tolte da quando sono piccola, adesso che sono a Trieste posso finalmente farmi aiutare da mia mamma, vieni ti prego, mia mamma, ok, sto arrivando, come se fosse successo una cosa. Sì, lo so che si fa come niente, però io sono più tranquilla, e tra l'altro prude tantissimo. E stiamo continuando la tombola, grazie mamma che mi ha salvato dalla zecca malefica. Mamma, mamma, dillo, dillo anche tu che ho sempre tutti i parassiti, tutti gli insetti vengono addosso a me. Tutti i parassiti, tutti gli insetti. Le zecche, Nicole. Quattro. Quattro. Lolo. Vuol dire ce l'ho. Là. Questo è il risultato. Ma vincerò io. Ah, sì, sì, Tomas, vedremo, vedremo. E dopo il 4 l'anno di Nicole. 84. Intanto 84. L'ambo l'ho già fatto io, tesoro. La chiesa, questa bella... Qui ho fatto ambo, abbiamo fatto ambo con il 55. Questa bella tombola napoletana. E l'86 ho vinto 50 centesimi. Un saluto a Napoli. Da Napoli. 18. O sangue, il sangue. Sì, prima che non vuoi. E la gatta si è posizionata sul giubbotto di mia mamma. 74, 74 ragazzi. Niente. Ha rotta la grotta. Ambo, anche mamma che ha fatto ambo. Mia mamma voleva pronunciare il numero 15 perché in questo è brava, dice. O guaglione. Brava mamma. Viva Napoli. Tommaso, Tommaso hai un guaglione. Tommaso non ha niente. Nicolte, che ha un guaglione? No, no. 12. No. Logo. Esordato innamorato. Logo, oh, due. Il soldato innamorato. Logo due volte. Terno, ma non posso fare qua. Almeno perché mai. Ho già fatto l'ambo. 54 o cappello. Logo. Il cappello. Io ho fatto il terno. La.
No! Alterno? Perché sennò gli dico che non vale. Sì. 79. Sì. 86. Pagabile. Pagabile. Tomas vince un euro. Bravo Tomas. Mi raccomando, spendi bene tutto questo denaro. Nicole, Tomas, metti il segnalino. Metti il segnale che non puoi fare niente là. Non benissimo. Niente. Si va per la quaterna. 9. 9. Anche sì. La cinquina. 11. 41. Sì. Alla gatta non mi frega niente. 51. Sì. 76. 76. Io te li devo dare, io sono la cassa. Dai. Bravo Tomas, si sta rifacendo di tutto perché prima non ha vinto si niente. Va per la tombola. Si va per la tombola. Togliere i tappini, segna posto ragazzi, togliere i tappini, segna posto. Pronti, via. 17. Logo. A disgrazia. Bravo Tomas. 438. Quaterna, cinquina e tombola. Sì. Bravo Tomas. Chiamali. Chiamali. Cioè, facciamo traduzione triestino italiano. 6, 15, sì. O 15. 15. Okay. 15. 15, traduzione. Sì. 73. Sì. E 81. Pagabile. Pagabile. 8 euro a Tomas. Bravo Tomas. Guarda quanti che ha vinto. Cavolo, 8 bravo. Euro. Ieri prima, ieri è smesso di male. Prima, non ieri. Bravo, bravo, bravo Tomas. 44 gatti. Un filo per 6. E cancelle, la prigione. Abbiamo messo 44. Oh. 22, 15. Mm. Il ragazzo, 22, guaglione. Niente, 15. Sì, logo. Dico 3, 4. Ambo. 3, un terzo, ambo. Va per la quaterna. 7. Quaterna mamma. Sì. Ma ho fatto un prima. Cosa te la trova? Una Barbie. Una Barbie? Sì. Ma dai. Che 57 figo. Oscar. Guardate, l'ho costruita una Barbie. Con i capelli lunghi, biondi. E dopo il 29, il 76, la fontana. Logo. 76, tac. Si va per la tombola. C'è il pettinino per pettinare i capelli e poi c'è il suo armadio. 56, a caruta. 56, non c'è. 56. E c'è il suo armadio con lo specchio. Numero di Nicole, 14. Che figo. 14. 14. 3. Mi sono appena fatta le unghie. Ho usato questo smalto di Deborah Milano Gel Effect. È il numero 101. Molto carino, devo dire. Molto simil Chanel, molto elegante, carino. Stiamo guardando Bugiardo Bugiardo, è tardissimo, sono quasi le 11:30. Ma domani si dorme e quindi stiamo guardando un film con Jim Carrey e qui c'è un piatto di brodo praticamente, perché siamo talmente pieni ancora del pranzo che mangiamo un brodino e niente più. Buon appetito, pupetto. Grazie. Qualcuno qui sta ricevendo tante coccole. Gattastina, le coccole, gattastina. Le devo spazzolare ancora tantissimo. La tascoletta unina. Ma guardala. Ma guardala. Gattastina. Il film è quasi finito. Nel frattempo. Gatto Denver dorme. Ciao, Gru Denver. In coma. Ciao, Gru Denver. Quindi vado a nanna anch'io, Tomas è già addormentato, mi lavo i denti. Purtroppo quello che è successo con la zecca l'abbiamo tolta senza nessun problema, però la mia dermatologa dice che dovrò prendere un antibiotico, quindi questo è quanto, non vi preoccupate. Comunque io adesso vi saluto, vi mando un bacione, spero sia uscito qualcosa di decente da questo vlog, ma sì, io lo spero, così avete visto un po' la nostra giornata in famiglia e la mia famiglia pazza, quindi mando un bacio e buonanotte, ciao!